benissimo, non c'è bisogno di preoccuparsi. Angela Merkel getta acqua sul fuoco dopo il terzo tremore che l'ha colta in pubblico in poche settimane. Il fatto è accaduto questa mattina a Berlino, in occasione della visita in Germania del primo ministro finlandese Antti Rinne. Mentre venivano resi gli onori militari, i testimoni oculari hanno riferito che la cancelliera ha tremato durante l'esecuzione degli inni nazionali. Questa volta, tuttavia, il tremore non è stato così forte come nei casi precedenti. A metà luglio la Merkel tremò violentemente ricevendo la visita del nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo 9 giorni dopo, al giuramento del nuovo ministro della giustizia Christine Lambrecht, successe la stessa cosa. Inizialmente la colpa del tremore era stata attribuita ad una disidratazione determinata dal forte caldo. Tuttavia, oggi nella capitale tedesca la temperatura è decisamente autunnale. Cosa sarà dunque se la Merkel e il suo staff minimizzano? Il settimanale Der Spiegel sostiene che i tremori abbiano origine psicologica e la Germania e l'Europa intera si interrogano preoccupate.